Nuova vita per la scuola elementare Amendola di Lanzara, popolosa frazione di Castel San Giorgio. Questa mattina l'attesa inaugurazione. Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione di un plesso che si presenta completamente rinnovato. E finalmente c'è anche la palestra, progettazione che è stata seguita minuziosamente qualche anno fa dal compianto responsabile dell'ufficio tecnico del comune Michele Perone e dagli amministratori della giunta Longanella, in particolare l'assessore alle politiche scolastiche Sellitto. Per il completamento dei lavori ci è voluto un po' di tempo in più e anche se la struttura è manchevole ancora dell'ascensore e dovrà subire qualche altro accorgimento, si può essere più che soddisfatti per aver restituito alla comunità una scuola con la S maiuscola. Finalmente abbiamo avuto la palestra dopo tanti anni, dove i ragazzini possono fare tutto. Quindi sapete che cosa significa vivere in un ambiente tranquillo, più sicuro, in un ambiente accogliente? Significa recuperare tanto anche in apprendimento. E quindi questo lo speriamo per la nostra utenza che tanto ha sperato in questo bel edificio che è arrivato. Tra l'altro molti dirigenti come lei hanno chiesto alla politica di intervenire perché insomma le ultime vicende dell'attualità ci fanno capire quanto sia importante il sistema sicurezza nell'ambito delle strutture scolastiche. Qui sono stati effettuati anche dei lavori di messa in sicurezza. Sì, devo dire la verità, i dirigenti sempre hanno sotto controllo la vigilanza, forse l'opinione pubblica meno, diciamo, ma il nostro è un impegno quotidiano, perché è la priorità a cui noi siamo chiamati nella gestione della scuola. Sicuramente proprio ieri è stato il responsabile della sicurezza che è venuto qui a fare un controllo e quindi anche lui con la sua professionalità ha confermato quanto si evidenzia, diciamo, che i lavori sono stati fatti bene, per cui che effettivamente la scuola è più sicura. Di questo io sono grata a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare tutto questo. Scuole più sicure dunque a Castel San Giorgio. L'indagine sulle strutture effettuata dall'ufficio tecnico comunale non ha evidenziato criticità rispetto in particolare alla staticità dei plessi. Grande soddisfazione ha espresso il commissario prefettizio Roberto Amantea. Io ho fatto una verifica, stamattina me la sono proprio rinfrescata con gli addetti dell'ufficio tecnico comunale. A quanto mi riferiscono, gli istituti presenti su questo territorio sono messi tutti bene, molto bene, a parte questo che è dotato di tutti qualche piccola forse che sciocchezza, diciamo così, che ha potuto verificare e comunque non incide sulle cose che contano, cioè la staticità, la sicurezza e tutte le dotazioni affinché appunto i ragazzi e gli insegnanti lavorino in sicurezza. Mediamente gli istituti sono tutti quanti in regola, i fondi sono quelli che sono, però posso dire che dal punto di vista della staticità sono tutti in regola con le norme del 2007 che prevedevano appunto un primo controllo relativo al problema della sismicità. Poi la palla di vetro purtroppo non è in mio possesso.